finché c'è vita c'è speranza. Speranza. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Buonasera per chi ci segue di sera, perché andiamo in onda in vari orari, grazie alle repliche che Radio Speranza che prevede, insomma. E benvenuti a questa rubrica a cura del Movimento per la Vita. Ciao, allora, Anna Paola, come stai? Bene, grazie. Voi come state? Stiamo bene. Dico voi perché bene. C'è un ospite in presenza, una nostra carissima innanzitutto, amica. Diciamo, un saluto da Anna Paola Di Ienno e Massimiliano Spiriticchio. E poi, insomma, oggi siamo molto molto contenti, ma noi siamo sempre contenti, sì. È vero? Sì, sì. Però oggi, devo dire... particolarmente contenti, innanzitutto perché l'ospite è in presenza, quindi... Sì. Cioè, questa è una grande conquista. Con cui ci riusciamo piano piano. Assolutamente sì. E poi perché abbiamo la presidente del Movimento per la Vita di Pescara, Marigina Fratelocchi. Marigina, buongiorno. Buongiorno, ciao, a voi, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Eccoci. Benissimo. Un piacere, allora, averti con noi. Marigina, insomma, tra un po' parleremo di un'iniziativa, così mettiamo un po' di acquolina in bocca a chi ci segue. Certo, certo. Tra un po' parleremo di un'iniziativa che il 22 ci vedrà tutti protagonisti, sì, sì, e sì, tutti assolutamente invitati. Grazie. Ma facciamo, diciamo così, un passo in questi giorni che un stiamo vivendo, perché siamo in farmacia per e con i bambini, mi piace dire. È vero, Marigina? Certo, certo, assolutamente. Un grande gesto di solidarietà su iniziativa della Fondazione Rava, no, che opera in tutta Italia. E che ringraziamo davvero di cuore, sì, perché ogni anno ci sono. Certo, certo. Da ormai, penso, 8 anni si attua questa collaborazione con il Movimento per la Vita di Pescara. E siamo felici di poter contribuire ad un ulteriore gesto di solidarietà, perché portare tanti farmaci da banco, pappine, quant'altro, pannolini, ciuccetti, al centro di Aiuto alla Vita, e basilare per aiutare tutte le famiglie, no? Ci si occupa dei bambini e delle mamme. Quando ci si occupa di loro si sta sempre benissimo, fa bene al cuore. Ma non solo, questo veramente educa alla solidarietà. Non è soltanto un gesto concreto, ma un gesto veramente simbolico, perché educa alla solidarietà, educa, come dire, gestori, consumatori, è un esempio importante l'essere volontari, penso, da parte di tutti, dei soci, degli amici che collaborano e ci aiutano. Esatto. Esempio, e quindi... della cultura della vita, possiamo definirlo così? È proprio così, è una diffusione della cultura della vita. È un impegno comunque, sì. E quindi diciamo che fino al 20 di novembre nelle farmacie aderenti, poi andando sul sito della Fondazione Rava potete vedere quali sono, ce ne sono in tutta Italia e quindi anche nella nostra Pescara, nella nostra Montesilvano, perché Cicero Prodomo sua faccio un po'. Noi vi sfidiamo che ci siamo stati ieri ed è stato bellissimo per quello. Sì, ci siamo stati appunto in questi giorni ed è stato veramente bello e ringraziamo la gente, perché poi alla fine se ci sono le persone che vanno in farmacia e che comprano anche con poco questi prodotti, poi alla fine diventa tutto inutile, un no? Ringraziamento particolare a tutti gli amici, a tutti coloro che hanno contribuito di cuore, veramente ne sono stati tanti. Io insieme a Patrizio, mio marito, siamo stati nella farmacia Martella, che da anni ci accoglie, dove c'è tanta accoglienza in farmacia, sì, e anche fra gli utenti che noi in qualche modo anche conosciamo, perché abitiamo in zona. Sì, quindi insomma si crea anche un bel rapporto. Immagino. Sì, 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 certo. Allora, Marigina, adesso però prima abbiamo messo un po' l'acquolina in bocca. Che succede il 22? Diciamo che il 22 andrà in onda per la terza dalla pagina Facebook del Movimento per la Vita e CAV, Centro d'Aiuto alla Vita, di Pescara. Una diretta,
una diretta. Diretta streaming, giusto? Sì, 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 sì. Sì. Siamo alla terza edizione di questo progetto. Un progetto dal titolo Non farti calpestare il fiore sei tu, contro la violenza alla donna. Sinceramente, insieme ad alcuni amici, mio marito Patrizio e agli amici il Massimiliano, Patrizio De Caris Massimiliano che è sempre presente per sostenere, e la dottoressa Elena Prizzi, Patrizia Ciaburro ed altri veramente che mi hanno dato un contributo di idee, di assistenza, e devo dire che abbiamo cercato di realizzare un progetto un po' diverso dagli altri anni, con caratteristiche diverse, quindi non più il solito progetto in presenza, ma un progetto che possa rimanere nel web per veramente avere una sua incisività, perché quello che ci che ci interessa è promuovere una cultura della vita nella società. Assolutamente. Diciamo. Cultura della vita e del questo rispetto. È veramente, sì, cultura della vita e del rispetto, che è veramente fondamentale, perché poi quando fai certi incontri, ascolti certe testimonianze, ti rendi conto che il problema della violenza sulle donne è un problema che non è che ce lo raccontano i giornali, non sono storie che leggi sui giornali, sono cose che esistono purtroppo per davvero. Però ci sono anche poi degli esempi positivi di persone che da un episodio possono ripartire, ed è importante soprattutto dire ai più giovani e alle più giovani: attenzione, perché ci sono dei segnali. È vero, Marigina? Sì, sì, certo, ed è questo che ci interessa, no? Portare un contributo, diciamo una chiave di interpretazione vogliamo dare, cioè nel nostro piccolo vogliamo appunto attuare questo servizio. Diciamo che sarà una piccola cosa, un piccolo aiuto, ma è importante esserci. Perché non si può rimanere indifferenti, perché la gravità del fenomeno è tale che circa una donna su due è vittima di violenza. Poi in questo lockdown purtroppo la violenza è aumentata in maniera esponenziale, diciamolo. Sì, sicuramente. Esponenziale, cioè violenza fisica, psicologica, di tutto. Quindi. Certo, e quindi, come dicevo, la donna viene tolta la dignità e quindi spesso anche la vita, per cui è importante che tutti abbiano delle chiavi per capire quelli che sono i primi segnali, no, di violenza, a partire da quelli psicologici. Quindi non possiamo, il Movimento per la Vita di Pescara ha deciso che non può rimanere indifferente, e quindi questo progetto nasce per portare un messaggio di vita, non di violenza, di vita, perché ogni tipo di violenza, io penso che ogni tipo di violenza contro le donne, i bambini o qualunque altra persona sia da condannare e da contrastare. Diciamo che questo progetto noi speriamo veramente che venga collocata fra i crimini contro l'umanità. Eh sì, sì, assolutamente, assolutamente. E contro la vita. È un tema davvero su cui riflettere. Io farei una cosa, se siete d'accordo, cioè facciamo una pausa musicale che la nostra regia ha sapientemente preparato, come sempre. E poi dopo vediamo anche chi sarà coinvolto in questo progetto, perché le presenze sono anche interessanti e qualificate, come sempre. Ci penso da lontano, da un altro mare a un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogno di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano
E adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero. E tu da lì mi sentirai se grido. Questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male. E adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò. Io, bene, non bene. Ho paura. Così ci canta Fiorella Mannoia, e devo dire che è una delle cantanti, delle interpreti italiane che c'è sempre quando si tratta di, come dire, schierarsi a favore della vita. Senza paura. Assolutamente. Quindi un bellissimo brano questo. Ringraziamo veramente ringraziamo, anche perché Marigina Fratalocchi, presidente del Movimento per la Vita di Pescara, intanto diciamo, questo progetto che si titola Non farti calpestare il fiore sei tu è fatto insieme alla Regione Abruzzo, e è proprio di questo si tratta, cioè di far capire alle persone che non bisogna avere paura. sì, c'è l'aiuto c'è, basta chiederlo, ed è questo importante e fondamentale nella vita, no? Farsi aiutare, e noi in questo caso ci facciamo aiutare dalla Regione Abruzzo. Sarà presente infatti alla diretta streaming che trasmetteremo dalla sede del CAV in via Tavo 248, sarà presente anche il dottor Vincenzo D'Ingecco, consigliere regionale e comunale della Lega. E questo perché noi conosciamo la sua sensibilità nei confronti delle associazioni che operano nel sociale. Certo, come conosciamo la sensibilità di altri politici, di altri, perché il tema è trasversale. L'aiuto delle istituzioni, da qualunque parte politica venga, e a noi gradite basilare. Sì, il colore politico non c'entra nulla, non c'entra nulla. Sì. E basilare quando ci aiuta a tutelare i più deboli e più fragili. Quindi quando le istituzioni di qualunque colore esso sia, ci aiutano, e questo è basilare, perché l'aiuto verso i più fragili occorre accettarlo. E sarà con noi anche il presidente di Federvita, Claudio Micucci, per un saluto. Sarà con noi anche Patrizia Ciaburro, presidente del CAV di Pescara, e saranno collegati personalità d'eccezione, perché saranno con noi il dottor Domenico Airoma, magistrato sì, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, sì. Sì. E
procuratore generale di Avellino, che è stato con noi anche in altri convegni. Sì, abbiamo avuto l'occasione. E gli facciamo anche gli auguri per questo incarico così importante che ha avuto. Sì, senz'altro, veramente. Se ci ricordiamo bene, abbiamo avuto noi occasione di conoscerlo. Un grande difensore della vita, a Pescara, da sempre. Sì. Certo, ma poi avremo con noi anche Elisabetta Aldovrandi, che è direttore dell'Osservatore Nazionale Tutela Vittime di Reato e garante per la Regione Lombardia. Quindi sarà una presenza importante, anche perché chi poi operativamente vuole contattare una realtà che può aiutare in questi casi di violenza sulle donne potrà farlo attraverso di lei, praticamente. Certo, certo. Lei è lei che ha contribuito alla creazione, a scrivere il codice rosso e tante altre leggi. Sì. Adesso si sta interessando della normativa del processo breve, perché questo processo breve, ci auspichiamo, venga eliminato nel caso di violenza contro la donna. Certo, perché si tratta di un reato molto grave, quindi. Molto grave. Io direi, voglio promuovere questo concetto, un crimine contro l'umanità. Eh sì. Hai ragione, io sottoscrivo appieno da donna. E poi quali altre presenze ci saranno, Marigina? Allora, avremo anche la presidente dell'Associazione Iside e la testimonianza di una vittima presentata da Anna Rita D'Urbano, la presidente dell'Associazione Iside. Quindi, insomma, c'è una rete di associazioni. La famosa sinergia di cui parliamo spesso poi si realizza nei fatti. Sì, ci tengo molto a questa sinergia, a creare una rete di associazioni che operano per la difesa della vita, e queste associazioni difendono la vita, la vita delle donne, insomma. Comunque diciamo che la violenza è comunque da condannare a chiunque sia rivolto. Ma c'è anche un'altra presenza importante, molto molto importante. Perché farà da moderatore il dottor Pino Morandini, giurista e vicepresidente del Movimento per la Vita, che salutiamo veramente con tanto affetto. La ciliegina sulla torta, sì, si può dire, vero? Sì. E che ringraziamo particolarmente per la sua presenza. Anche perché ci ha fatto è stata proprio una sorpresa per noi. Sì. Nel senso che quando poi la provvidenza decide di farti arrivare certe cose, poi le impacchetta veloce. Sì, è stato è più veloce dei Corriere Espresso. sì. Questo progetto è stato un parto difficile, per la difficoltà, no, nel realizzare questa cosa, insomma, per noi del Movimento di Pescara, però alla fine siamo riusciti veramente ad ottenere anche questa preziosa presenza. Diciamo che abbiamo messo un altro tassello, importante. Molto, molto importante. Ne siamo veramente felici. Sì, perché si parla spesso della violenza sulle donne in termini negativi, nel senso, cioè, si fanno discorsi giustissimi e sacrosanti contro la violenza sulle donne, però poi c'è tutta la parte della prevenzione che è molto importante, e c'è tutta la parte di ciò che le associazioni fanno in positivo e in concreto per queste donne, che è molto importante. È un lavoro che spesso si svolge lontano dai riflettori, sì, però poi è la famosa foresta che cresce. Ma forse deve essere anche così, all'inizio un po' lontano dai riflettori per poi venire allo scoperto. Noi lavoriamo in questo modo perché c'è una privacy, c'è una delicatezza, una sensibilità nei confronti delle persone che accogliamo, aiutiamo, tuteliamo, anche a crescere, perché c'è la paura di rivolgersi molto spesso che frena. Certo. Spesso queste donne si rivolgono proprio a noi o perché hanno dei bimbi piccoli o perché sono in gravidanza e quindi subiscono queste violenze, e quindi ci capita di affrontare anche noi questa tematica, insomma. Questa tematica, ma noi, guarda, veramente un altro obiettivo fondamentale, quello di irraggiungibile, ma come dicevo prima, è importante esserci, dare forza a un cambiamento. Per questo ci preme contribuire e formare soprattutto le nuove generazioni, perché tutto questo diminuisca almeno, no? Sì. E perché determinati atteggiamenti non devono essere
più tollerati, allora, ma sempre segnalati, no? Sarai d'accordo con me, forse con noi, se invitiamo tutte le donne, ma soprattutto tutti gli uomini, a esserci lunedì 22 sulla pagina Facebook, a che ora? Alle ore 21, alle 9 di sera. Lunedì 22 novembre, alle 9 di sera, sulla pagina Facebook del Centro del Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita di Pescara. Quindi è un invito caloroso, è importante ed è importantissimo per noi la vostra presenza. Eh sì, allora a noi non resta che salutare gli amici e le amiche che sono all'ascolto. E di ribadire questo appuntamento, mi raccomando, cercate di non perdervelo. Siamoci tutti. Sì. E soprattutto, poi, proprio ultimissima cosa, proprio in 10 secondi, Marigina. Voglio dire che noi siamo convinti che occorre esserci, perché dire donna è dire vita. Difendendo la donna, difendiamo la vita. Esatto. E ricordiamoci sempre che finché c'è vita, c'è speranza. Ciao. Ciao.